Scusate il ritardo. Vi manda mia madre? Sì. Andiamo. Ah! Figlio, figlio mio, bentornato a casa. Il Signore è stato buono con me, ha esaudito le mie preghiere. Vieni, andiamo. Quanto vi debbo? Niente. Grazie, allora. Lasciala portare a me. Hanno soggezione. Erano abituati a trattarti come uno di noi e adesso invece... Ma sono uno di voi, mamma. Ecco, avrei voluto farti trovare la casa più in ordine. Ma, mamma, te l'ho anche scritto. Io voglio abitare in canonica. Sì, lo so, ma è impossibile. Vedessi in che stato si trova. E anche la chiesa del resto. Sono quasi 8 anni che è disabitata dalla morte del povero Don Mariano. Io voglio abitare in canonica. Non sarà poi così male. Su, andiamo a vedere. Te ne ricordi? Da bambina venivi sempre a giocare qui. Ora purtroppo è molto malridotta, dopo tanti anni. La faremo ritornare come prima, mamma, vedrai. E tu chi sei? Non ti conosco. Io sono Antioco. Forse non eri ancora nato quando sono partito. Certo, però conosco i tuoi genitori. È il figlio di Pasca. È il ragazzo che serve messa la domenica a Don Giuseppe. Sono 21. Non funziona. Ma qui non c'era una statua di Sant'Antonio? Sì. E dove è finita? L'ha presa Nicodemo Barras. Perché? Per tenersela. Siccome la chiesa era rimasta senza prete, allora lui ha detto che a casa sua stava più sicura. Lo vedi in che stato si trova? In qualche modo mi arrangerò, vedrai. Ti ci vorrà un sacrestano. Tanto non ci verrà nessuno, neanche Martino che vive di elemosina. Perché? Ancora non vi conoscono, non sanno da che parte state. Vogliono tenermi prima in prova? No, non è questo. Capirete con il passare del tempo. Speriamo. Tu comunque mi farai credito. Dimmi un po', sai suonare per il rosario? Sì. Bene. E allora coraggio. Dopo il rosario ci metteremo al lavoro. Devi trovarmi un carrettino e sgomberiamo. Bisogna portare qui un letto. E adesso va. Vedrai che non verrà molta gente per il rosario. Sono tanti anni che ne hanno perso l'abitudine, ma domenica invece ci saranno tutti. Non ti angustiare. So che non sarà facile, ma Dio mi aiuterà. Certo, andrà tutto bene. Deus in auditorium meum intende. Cos'è stato? Cos'erano quegli spari? Io non ho sentito niente. Don Paolo, ha sentito anche lei? Sì, dove è stato? Non so, qui intorno. Ho paura. In casa non c'era nessuno, mio padre è a Nuoro. Non sei Agnese? Sì. Agnese Barras, la figlia di Nicodemo. Ma perché abbaia questo cane? Deve essere laggiù. La prego, non mi lasci sola qui. Mi scusi. Chi siete voi? Il nuovo parroco, Don Paolo Solinas. È morto. L'abbiamo riconosciuto. L'ha preso in pieno il calcio di un cavallo. Poi gli sono passati sopra. Era venuto per rubare e ha trovato la sua fine. E voi chi siete? Mattia Museddu. Nanni Carras. Simone Peru. Sono uomini di madre. L'abbiamo riconosciuto dai vestiti. È Bartolomeo Casu. Era un ladro. Girate dietro al bosco voi. Se le bestie si spaventano e vanno nella macchia non le riprenderemo più. È per il morto la funzione in chiesa? Uè, dico a voi. No, questa è la prima messa di Don Paolo, il nuovo parroco. È stato il primo ad accorrere la giusta notte, non lo sapete. Maresciallo, dicono che il morto è ancora là sul posto. Nicodemo Barras non l'ha fatto toccare. Ah, stavolta Nicodemo fa le cose in regola, eh? Meno male. Senti tu, vai su alla chiesa, è finita la messa, pigli il parroco e lo porti giù dai Barras. Andiamo. È stato molto bello per me, Paolo. Grazie, mamma. E io sono stato bravo? Sei stato un asso. Ah, ricordati di comprare chiodi e colla. Fuori c'è un carabiniere che è venuto per portarti dai Barras. Ti aspettano là, c'è anche il maresciallo. Digli che vado subito. Lo credi proprio necessario? Ma certamente. Tu manchi da tanti anni e non sai che in queste faccende è meglio mischiarsene molto poco. Soprattutto se c'è di mezzo Nicodemo Barras. Non sono affatto d'accordo con te. Ma perché poi tutti hanno paura di questo Barras? Oh, niente. E allora? Tira fuori gli arnesi, Antioco. Oggi cominceremo a lavorare. Hai scritto tutto? Devo rileggere? No, lascia. Non c'è altro, mi pare. Ne so quanto voi, io non c'ero. Potrei soltanto dirvi del danno che ho subito, ma ormai quello che è stato è stato. Beh, va a farlo rimuovere. Bene. No. Ecco, padrone. Era arrivata fino al nuraghe di Sant'Antonio. Bravo. Riportala nella stalla. E aspetta un po' prima di farla avere. Prima d'ora non c'era stato mai niente a carico di quello lì. Tutti sono onesti prima di diventare ladri. Oh, buongiorno, reverendo. Sono il maresciallo Taddei. Scusate se vi disturbo. Buongiorno, maresciallo. Voi conoscete Nicodemo Barras? Ah, naturalmente che ci conosciamo. Salute, reverendo. Io vi ricordo quando eravate un ragazzetto scalzo e sudicio. Così come siete adesso non riesco proprio a vedervi. Non preoccupatevene, nostro Signore ha dato la vista anche ai ciechi. Volete dare un'occhiata al verbale? La ricostruzione dei fatti è abbastanza chiara. Guardate se non avete altro da aggiungere. Qui non si dice affatto degli spari. Che spari? Io ho sentito sparare. Deve aver aperto il recinto e sparato in aria. In genere fanno tutti così, per far scappare il bestiame. Provate ad esaminare il suo fucile, forse risulterà che è stato sparato qualche colpo. Complimenti, reverendo. Mi sembrate più un poliziotto che un prete. Vi sono grato di avermelo ricordato. E allora come prete devo dirvi che la statua di Sant'Antonio deve stare al suo posto, cioè in chiesa, non certo a casa vostra. L'avevo presa per meglio conservarla. La mia casa è quella di un galantuomo. Certo, ma anche la casa di Dio. Posso esservi ancora utile? Quando farete i funerali? Domattina, dopo la messa. Allora ci saremo anche noi. Aspettate, reverendo, vi faccio accompagnare a casa. No, grazie, non disturbatevi. Prendo la scorciatoia. Coraggio, ammetta, e il Signore vi protegga e accolga l'anima del vostro sposo. Così sia, reverendo. Si chiama come il padre. Gli ho messo il suo nome perché gli somigliasse. È morto povero e onorato. Guardate là, il suo gabbano è ancora appeso al muro. Non lo toccherò mai, anche se un giorno dovrò morire di freddo. Lo darò a mio figlio quando sarà diventato degno del padre e sarà lui a vendicare la sua memoria. Ma nessuno è responsabile della sua morte, è stata una disgrazia. Possiamo solo pregare per la sua anima. Bartolomeo Casu era un uomo onesto, reverendo, non un ladro. Io pregherò per lui e maledico chi l'ha ucciso. Assassino! Assassino, maledetti, l'hanno ucciso! Maledetti! Maledetti! Ecco, sono tutti qui. Per questa sera devono essere sistemati. Tutti? Ma certo. Vedi, alcuni hanno il piano cattivo e le gambe buone. Li adopereremo per quelli che hanno il piano buono e le gambe cattive. Ma voi lo sapete fare? Non sarà difficile, vedrai. Pregheremo San Giuseppe di ispirarci. Lui era un bravo falegname. Visto che non abbiamo altri aiuti. Don Paolo. Volevo dire che una persona per aiutare un po' ci sarebbe. Certo non sa fare molto, ma insomma... Bene, bene. Ma è proprio quello che ci vuole. La chiamo, reverendo? Eccola. Ah, saresti tu l'aiuto, eh? Benone. Bravissima. Fammi pensare cosa potresti fare. Ah, potresti... Come vedi, il Signore pensa a tutto. Ho un lavoro per te, sai. Mettiti qui e raccogli tutti questi chiodi come faccio io, guarda. Vedi? Poi li metti dentro una scatola, capito? Su, ora avanti, da brava. Fammi vedere quello che sei capace di fare, eh? Ah, dunque. Ecco fatto. Beh, meglio che niente. Domani andremo avanti. Voi guardate se riuscite a trasportarmene una in due. Benone, portatemela in casa, ci lavorerò dopo cena. Siete voi il nuovo parroco? Sì. La famiglia di Bartolomeo Casu vi domanda di fare il funerale un po' prima, all'alba, alle 6, è meglio per tutti. Voi chi siete, un parente? Il funerale lo paghiamo noi. Vi ho portato il denaro. Così pensate voi a pagare tutto quello che c'è da pagare. Quello che avanza lo darete alla vedova. Alle 6 al cimitero. Ma perché questo cambiamento? Deve venire anche il maresciallo da Baunei e poi è l'unica messa della mattina. È un consiglio che vi abbiamo dato. È nell'interesse di tutti. Non riesco a capirvi. Credo invece di sì. Accettate? No. Di, sai chi è quell'uomo? Sì, Don Paolo, anche l'anno scorso, quando morì Ignazio Santeddu, il funerale fu pagato da Costantino Corraine. Non lo sapevate? Corraine? Bartolomeo Casu era uno che stava dalla parte di Costantino. Anche lui. Proprio qui ti dovevi fermare, levati di mezzo. Beh, diciamo a te, oi. Di solito qua non passa mai nessuno. Su, voi altri, dategli una mano. Bella ragione. E noi chi siamo, nessuno? No, ma non mi aspettavo così presto. Ah, sì, eh? E chi ti ha detto che passavamo di qui? Uno che mi ha fatto un'ambasciata. Forza? Dice che Costantino Corraine vi manda a dire di non entrare in paese prima che il funerale sia finito, se no può succedere qualche cosa. Tanto per incominciare, qualcosa di brutto può capitare a te adesso. Ambasciatore non porta pena. Questo mi hanno detto di dirvi e ve l'ho detto. Ho fatto un piacere a loro e uno a voi. Ma fai meno chiacchiere e leva questo carro dalla strada, che poi ci penso io a ritrovarti. Mi chiamo Antonio Saccu e vivo a Baunei. Salite di ripa in fondo, ti conosco io, non dubitare. Oh. Oh. Hanno preso nel mezzo, carogne. Qui tuam in votis tenuit voluntate. Sic ut Iceum vera fides iunc sit fidelium turmis, ita il Iceum tua miserazza societ angelicis coris, per Cristo nome nostro. Requiem aeternam dona ei, Domine. Et lux perpetua luce a Tei. Requiescat in pace. Amen. Anima eius et anime omnium fidelium defuntorum, per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. Amen. Bartolomeo Casu, sono venuto a dirti che i tuoi amici non ti dimenticano. Sei morto con le pupille aperte, Bartolomeo Casu, ma riposa in pace. Dite a Columba Casu che non dovrà aspettare che suo figlio sia grande per avere giustizia. Perché vieni a turbare la pace d'un luogo consacrato? In nome di quale giustizia stai parlando? Io conosco una sola giustizia, la mia. Non tutti sono così vili da credere a quanto Nicodemo vuol far credere. Bartolomeo Casu è stato ucciso. Ucciso da mano armata, non dai cavalli. Domandalo a loro, lo sanno tutti. Ma perché nessuno ha parlato? Perché? Tu sei di queste parti, prete. Ma la veste che indossi e i lunghi anni passati in continente t'hanno fatto dimenticare molte cose. Nessuno di noi crede alla buona fede e alla giustizia, e allora ce la facciamo da noi stessi. Ascoltami, Corraine, ascoltatemi tutti. Non è affatto vero quello che dici, non è vero. Credetemi, io vedo qui le tombe di tanti uomini mancati troppo presto all'affetto dei loro cari. Uomini che non hanno potuto tirar su i loro figli, vittime di questa vostra giustizia. Se questi uomini vi potessero parlare, vi supplicherebbero di rimettervi a chi ha il diritto e il dovere di amministrare la giustizia in terra. Io vi scongiuro, vi prego, abbiate fiducia. Tu ti fai troppe illusioni. I tuoi nuovi amici non sono sinceri. Alla mia sincerità ci credete. Non è vero? Sì, alla tua crediamo, prete. E allora dammene una prova. Io farò sapere quanto mi hai detto e farò riaprire le indagini. Dobbiamo andarsene adesso. I miei amici mi chiamano. Ma prima voglio farti una proposta. Io credo alla tua buona fede. Perciò bisogna che tu stesso ti convinca chi di noi ha ragione. E allora io ti dico che nessuno muoverà un dito contro gli assassini di Bartolomeo Casu fino a che tu stesso non sarai tradito dalla giustizia che invochi. Accetti? Accetto. Il padrone sta mangiando, non so se potrà ricevervi. Lascialo entrare, Filia. Si accomodi allora. Don Paolo ha dimenticato i nostri usi e va trattato come un forestiero. Sedete e se avete appetito mangiate. No, grazie. Sono venuto per parlarvi, Nicodemo. Se è per la statua ve la farò riavere domenica. Non si tratta di questo. Ho capito. Allora parlate. Preferirei farlo da solo. Agnese è mia figlia e non ho segreti. Resta tu. Sono venuto a chiedervi aiuto. A me? Sì. Voglio tentare di riportare fra la nostra gente la fiducia nella legge e insegnare loro a non diffidare. Ottimo proponimento, ma cosa c'entro io? Bartolomeo Casu è morto qui, tra i vostri cavalli, la vostra gente. Potete far niente per aiutare la giustizia? In altre parole, dovrei fare la spia se chi ha sparato è uno dei miei o andarmi a costituire se sono stato io. Dunque è stato ucciso. Il giorno in cui il primo Corraine uccise il primo Barras non ci fu né legge né giustizia, ma soltanto miseria, abbandono e indifferenza. E allora altri uomini si arrogarono questo diritto. Anch'io alla vostra età credetti di poter spezzare questa catena di vendette. Eravamo in due, anzi. Io e l'uomo che avete visto stamani, Costantino Corraine. Ci giurammo amicizia come fratelli. E poi uno da una parte e l'altro dall'altra. E tra noi il ricordo dei morti. So benissimo che un giorno o l'altro un Corraine ucciderà un Barras per vendicare la morte di Bartolomeo Casu. E può darsi che questa volta tocchi a me. Gli uomini di Ars sono condannati a morire con gli occhi aperti. E voi non ci potete far niente. Forse io no, ma voi sì. Voi potete, Nicodemo. Temo che voi mi abbiate frainteso. Io non so niente. E non ho niente da dire alla giustizia. Mi capite? Sì. Mi dispiace. Addio, Nicodemo Barras. Don Paolo. Mi scusi. Cosa c'è, Agnese? Sono venuta a domandarle che cosa intende fare. Suo padre non ha niente da temere, sei innocente. Lo so, non volevo dir questo. Prenda. Chissà da quanto tempo lei ha buttato via l'altra metà di questa moneta. No, l'ho conservata anch'io tanto tempo. Era il ricordo della mia infanzia. Ora non siamo più bambini. Lei è il mio parroco. E non posso conservare un pegno per innocente che fosse. Addio, Don Paolo. A presto, Agnese. Guarda un po' quel prete che ti ha combinato. Ha messo in subbuglio tutta la provincia. Medico legale, funzionari della prefettura, notaio, tutti indistintamente. Maresciallo! Dica, dottore. Intanto che noi finiamo qua, la prego, mi peschi quei due testimoni. Già tutto fatto, dottore. Solo non ho avvertito il parroco della nostra venuta. Ma c'è sicuramente chi l'ha avvisato e quello è l'unico che non scappa. Beh, intanto andiamo a dare una mano per il trasporto. Chi? Io? Perché? Le dispiace forse? No, anzi. Reverendo! Reverendo! Grazie, Reverendo, grazie. Su, andiamo. Che cosa dite? Io e i miei figli vi siamo servi per la giustizia che finalmente ci stanno facendo. Il giorno che arresteranno l'assassino, io... Lui sa la verità e ha chiamato perché venissero a vederla con i loro occhi. Ora il maresciallo e tutta la gente della città sono al cimitero. È lui che ha voluto giustizia e io gli sarò serva per tutta la vita. Ma cosa state dicendo? Voi non siete serva a nessuno e io non faccio giustizia. È vostro diritto ottenerla ed è vostro dovere chiederla a chi può concedervela. Così come dovrete rispondere se le vostre accuse fossero infondate. Ma se voi li avete chiamati è segno che state dalla parte nostra. No, non fraintendetemi. Non significa affatto questo. Perché ti sei arrabbiato? Ma perché non capiscono. Credono che mi sia schierato da una parte e voglia aiutare gli uni a vendicarsi contro gli altri. Che io sappia già chi ha ragione e chi ha torto. Scusami, mamma. Avanti, Efisio, entrate. È il padre di Mareddu, il pastore. Buongiorno, reverendo. Avanti, di pure, Efisio. Mio figlio Mareddu non sta bene, ti prega di venirlo a visitare. Che cos'ha? Avete chiamato il dottore? No, vuole te. Va bene. Vengo immediatamente. Maresciallo, vi state dando troppe arie. Quel prete non avrà vita tranquilla qui. Stavolta forse vi sbagliate. Nella mia osteria la gente beve e parla ed io vi dico che quel prete sta entrando in simpatia. Maresciallo, io non ho trovato nessuno. Peru è andato a Nuoro, Corra a Sacaccia e Mareddu dal medico a Orosei. Hai già cominciato il fuggi-fuggi, eh? Quel prete mi comincia a piacere. Allora, sei già guarito? Scusami il disturbo e la menzogna, ma i carabinieri ci hanno mandato a chiamare. Beh? Ieri scende dai monti uno dei Corraine e mi dice: Costantino vuole che tu vada alla polizia e racconti tutto quello che hai visto la notte che morì Bartolomeo. Io rispondo: nessuno della mia famiglia ha mai fatto la spia. E allora Costantino mi fa dire: vai dal nuovo prete e consigliati con lui. Quello che lui ti dirà farai. E così ho fatto. Ora aspetto che tu parli. Vi cercano per aiutare la giustizia. La giustizia che voi stessi invocate, questo non significa fare la spia. Significa fare il proprio dovere, non è una cosa disonorevole. Tu parli come il maresciallo. Se ci mettiamo con la polizia, Chi ci difende dai fucili dei Barras? La legge. Sì, ma io sono solo e povero. I Barras sono tanti e ricchi e la legge è lontana. Solo Corraine potrebbe difendermi, ma un fucile fa più presto dei suoi cavalli. E allora, cosa volete fare? Stare nascosti, fingervi malati o darvi assenti? Ma come potrà mai il governo riuscire a far giustizia se la gente onesta come voi ha sempre paura di parlare e non vuole aiutarlo? Costantino ha detto, andate dal nuovo prete e fate come vi dice. Vuol dire che tu lo sai. Dicono che sei giusto e saggio e non consiglieresti il nostro male. Certamente no. La vostra coscienza non vi dice niente. Fate ciò che vi dice. Andremo. La cassa malchiusa e l'infiltrazione dell'umidità hanno favorito una rapida decomposizione. Inoltre il cranio presenta numerosissime impronte di zoccoli ed è quindi impossibile stabilire se la ferita alla nuca sia stata provocata dal calcio di un cavallo o da altro corpo contundente. Risultato dell'autopsia, dunque, relativamente incerto, ma più vicino all'ipotesi che l'uomo sia stato ucciso da un cavallo. Esattamente. E non ci sono altri elementi, che so, testimonianze, indizi? Testimoni se ne sono presentati, un fatto nuovo nella storia di questi paesi, ma nessuno sa niente, nessuno ha visto niente. E allora non resta che chiudere l'istruttoria confermando la versione accettata in un primo momento. La disgrazia. Non c'è altro da fare. Salve, reverendo. Buongiorno. Su avrà una cattiva notizia. Ad ogni modo, per prudenza, mi hanno ordinato di tenere nascosto per il momento il risultato dell'istruttoria. Mi dispiace. È tua, reverendo. Ah, grazie. Corraine ti manda a dire che ha aspettato come aveva promesso, ma che adesso che non c'è giustizia ha ripreso la sua libertà. Dì a Corraine di venire a parlare con me. Non saprei a chi dirlo, tutto questo mi è stato detto da uno che non conosco e che era qui sulla corriera. Senti. Buongiorno, Don Paolo. Vorrei parlare con suo padre, è urgente. Mio padre non è in casa. Dove è andato? È andato via più di 2 ore fa, è venuto a chiamarlo non so chi. Mi ha detto che andava... Anzi, non me l'ha detto, aspetti. Mattia, sai dove è andato il padrone? Non so, con lui c'era Simone. Ha detto che non doveva andare lontano, forse è alla tanca. Allora non tarderà molto. La prego, mandi qualcuno a cercarlo e gli faccia dire di tornare subito. È andata a chiamare il padrone. Allora, Agnese, io... La prego, non se ne vada. È vero che è stata Baunei? Hanno chiuso l'istruttoria per Bartolomeo Casu? No, l'istruttoria non è stata ancora chiusa. Mio padre mi ha detto di sì. Hanno riconosciuto la sua innocenza. Ma nessuno aveva accusato suo padre. Però lei pensa che sia colpevole? Agnese, io vorrei spiegarle come... So che cosa vuol dirmi, non deve giustificarsi, Don Paolo. Poi vede, seppure fosse vero, per noi questa non è una colpa. So che lei non pensa così, Agnese. È difficile per me parlare con lei di queste cose. Lo so, per questo la prego, non mi dica niente. ma non mi lasci sola ora. Che c'è, padrone? Niente. Fermi! Giù l'arma, siete sotto tiro. Butta il fucile, Simone. E tu, Nicodemo, conserva il tuo. Siete in 5 contro 1, non ho paura. Ma è una vigliaccheria da parte vostra. Guarda laggiù. Hai agito tu da vigliacco contro Bartolomeo Casu. Non t'avrei mai creduto capace. Hai accusato di furto un innocente per guardarti le spalle. Accusi di furto tu che mi hai rubato tutto nella vita. La libertà, la famiglia. Giù quell'arma. L'alzerai quando lo dico io. Che cos'è, un'imboscata? Indietro voi. Anche tu. Saremo noi due soli allo scoperto, qui dietro ai campi morti. D'accordo? Bene. Lasciatelo tornare indietro, qualunque cosa accada. Andiamo. Costantino Corraine, il nostro patto è allo scoperto. Passare la vita a fare delle cose inutili. Nessun lavoro è inutile. Che cosa sta facendo? Non lo so. Mi danno da ricamare fin da quando ero bambina. Dicono che è il mio corredo. Ci sono su delle casse piene di tele ricamate. Inutili. Lei dovrebbe sposarsi. Avere una sua famiglia, Agnese. Sono sicuro che così sarebbe più felice. Forse ha ragione. Lei è felice, Don Paolo? Sì, Dio mi ha fatto una grande grazia. Allora lei è felice, a costo però dell'infelicità di qualcun altro? No, Agnese. Don Paolo, correte! Padrona, che disgrazia! Povera creatura. abbiamo rastrellati dietro Aggius. E che dicono? A me non mi hanno trovato degno di risposta. Se volete provare voi. Dal tenente. Tu continua. Allora? Abbiamo rastrellato 11 pastori. Bene, li interroghi, li metta a confronto. Li sprema. Vedrà che qualcosa verrà fuori. Ha fatto controllare chi sono gli assenti dalle case? Ma non c'è bisogno, signor tenente. Glielo posso dire anch'io. Tutti. Ma perché? Che cos'hanno da nascondere? Sono tutti fuori legge? Certamente no. E non hanno niente da temere. Tutti sanno che Nicodemo Barras è morto in duello. E con chi? E allora? Ma gliel'ho già spiegato, tenente. Questo è un piccolo paese in cui ogni famiglia, per un verso o per un altro, è imparentata con i Corraine o con i Barras. Quelli imparentati con i Corraine temono le rappresaglie dei Barras. Quelli che sono invece imparentati con i Barras temono di essere interrogati e dover dare delle informazioni e lo considerano disonorante. E lei li giustifica? No, cercavo solo di spiegare. Io non sono qui per uno studio sociale, politico e psicologico dell'ambiente. Devo catturare la banda Corraine. Manderò un esposto a Roma e chiederò che siano messi a nostra disposizione i mezzi adeguati. Batterò la zona millimetro a millimetro e se occorre opererò dei fermi in massa. Le auguro di annunciare di aver catturato i banditi quando scriverà l'esposto per l'autorità. Non sarà un'impresa semplice. L'ostacolo più difficile sono i pregiudizi, la diffidenza, gli odi che ormai sono radicati in questa gente e che vanno vinti con la persuasione più che con la forza. Buongiorno, signori. Sa che stavo pensando, Don Paolo? Che se non fosse stato per lei, forse mio padre sarebbe ancora vivo. Mi dispiace che lei lo creda. Del resto anche lui ha finito d'aspettare. Ecco tutto. Ora ci sono altri che aspettano, poi sarà la volta di altri ancora. È così, non è vero? La prego, venga via di qui. No, la mia famiglia ormai è tutta qui. Sono meno sola qui che in casa. Ci sono tutti, guardi. Ci sono anch'io. Non lo avevo mai notato. È Columba, o piuttosto era la sorella di mio padre. Doveva sposare Costantino Corraine. Lo sapevate, vero? Sì, ricordo di averlo sentito raccontare quando ero ragazzo. So che andò via di casa e mio padre non l'ha mai perdonata. Ogni tanto qualcuno porta dei fiori sulla sua tomba, ma non si ama. Venga via adesso. Voglio dirle una cosa terribile, Don Paolo. Io non riesco neppure a provare dolore per la morte di mio padre. Provo invece una specie di rancore. Lasci che io mi sfoghi un po' con lei. Io non posso perdonare a mio padre di avermi lasciata sola con questa tremenda eredità. Ora sta a me. Sì, ora sta a lei. Ma a cancellare questa eredità di odio, il Signore la mette alla prova. Perdonare è meno facile che vendicarsi, ma li perdoni. Se lei perdonerà, altri forse la imiteranno. Non mi ascolteranno. Ma lei deve provare. Sì. Cerchiamo insieme di riportare la pace in questo paese, vuole? Sì. Che Dio la benedica, Agnese. Se non si ammazzassero tra loro, te lo dico io, questa gente qui vivrebbe perlomeno 100 anni. Mangiano poco, non bevono. Poi con tutte queste salite e discese l'esercizio fisico non manca. La sera alle 9 sono già a letto. Al paese mio c'era un prete. Dovevi vederlo, eh? Aveva 70 anni. Beh, dove si va di bello? Dalla padrona. A quest'ora? Abbiamo dovuto prima sistemare le bestie. Buonanotte. Salute. Buonanotte. Don Paolo è ancora sveglio. Quello mi sa tanto maresciallo che a 70 anni, se continua così, ci arriva male. La vedova Casu ti fa sapere che ha parlato con uno dei Corraine, come tu le avevi detto, e se saprà qualcosa te lo farà sapere. Quando? Non so, ha detto che non appena avrà una risposta te lo farà sapere. Grazie. Ah, dia alla vedeva Casu che domattina manderà qualcuno da lei. E allora? Buonanotte. Ho incontrato Simone, quello dei Barras, venendo qui. Sei sicuro? E anche Nanni Carras e Mattia Museddu. Andavano tutti giù verso la casa della padrona, di Agnese Barras. Beh, non ti preoccupare. Ti dirò anzi un segreto. Mi hai dato una bellissima notizia. Noi ti abbiamo obbedito, ma hai commesso una grave imprudenza. Il maresciallo ha incontrato Mattia. Certamente è là fuori. Ebbene, non abbiamo nulla da nascondere. Potrei dire anche a lui quello che intendo dire a voi. Io sono l'unica erede di Nicodemo Barras. Non è venuto nessuno a cercarmi. No, ma che cos'hai? Mi sembri preoccupato. Niente, mamma. Ecco qua. C'è un cavallo per te, da quella parte. Salute, reverendo. Salve. Ci sarebbe da spaventarsi a vedere un prete vicino al letto, eh? Non ti sapevo malato. No, no, non sono malato, è una ferita, niente di grave. Non preoccuparti, non è arrivato ancora il momento. Noi sentiamo quando sta arrivando la morte. È vero, Antonio? Antonio, non ti fai mai vedere in paese. E lui potrebbe anche farlo. Non ha conti con la giustizia per ora. Vai, vai pure, è un amico il reverendo. Prima era amico di quelli del governo. Adesso ha capito come stanno le cose. Sì, ho capito che è stata tutta colpa mia, non di quelli del governo. Che vuoi che facciano se nessuno parla e se parlano mentono? È stata solo colpa mia, Costantino. Ho preteso di insegnare la fiducia senza prima insegnare l'amore per il prossimo. Ma per fortuna c'è una persona molto migliore di me. Ascolta, Costantino. Agnese Barras ti perdona. È pronta anche ad incontrarti. Sabato gli abitanti di Arsi recheranno in processione con me al santuario di San Francesco a fare solenne promessa a ridimenticare il passato e ogni rancore e a far voto di pace per l'avvenire. Ci verrai anche tu. Ci verrai. Quanti anni hai, reverendo? Sei un uomo e parli come un bambino. Tu vorresti che io scendessi e mi consegnassi nelle mani dei Barras? Perché mi dici questo? Mi conosci, io non saprei ingannarti. Io ti conosco, sì, ma conosco anche gli altri. E allora tu stai con la tua pace e io mi tengo la mia libertà. La tua libertà? Quale libertà? Quella di startene chiuso fra queste montagne, dentro questi rifugi. La libertà di vivere sempre sotto il peso del sospetto e del terrore, di non fidarti di nessuno, neppure dei tuoi amici, di non credere più all'amicizia, alla bontà, al perdono. La libertà di essere costretta ad ammazzare per obbligo d'onore. Ma che te ne fai di questa libertà? Se tu fossi libero saresti felice, invece nel profondo del tuo cuore... Bene, hai parlato abbastanza adesso. Tu vai per la tua strada e io vado per la mia. Io ti aspetterò, sono certo che verrai. Mattia, Giovanni, accompagnate il reverendo. Combinare gli altri guai? Io venivo proprio da lei. E io avevo in programma di venirla a cercare prima di sera. Abbiamo deciso di fare un campo di football e forse lei può aiutarmi. Avrebbe qualcosa che possa servire a fare le reti delle porte? Reti? Sì. Penso proprio di no. Ad ogni modo vedrò di aiutarla. Questa sera parto per Baunei, chissà che non... Ma è proprio per questo che veniva a trovarmi? Non precisamente. Andate avanti, vi raggiungo subito. Andiamo, andiamo. Si tratterrà molto a Baunei? Non molto, purtroppo. Fino a lunedì. Bene. E i suoi uomini vengono con lei? No, no, nessuna paura. Rimarrà sempre qualcuno qui. Mi faccia un favore, maresciallo. Cosa? Si porti via tutti con lei. Sabato andremo tutti in processione al santuario di San Francesco e le sarei veramente grato se lei restasse a casa. Anzi, avrei bisogno di una sua assicurazione formale, che né lei né nessuno dei suoi si avvicinerà al santuario. Caro reverendo, qui non si fa che ricevere inviti di starsene al largo. Ci si mette anche lei ora? Invertiamo le nostre parti. Voglio farle una confessione. E se io non posso assolverla? Adesso tu prendi questo Paolo e portalo laggiù. E perché non ce lo porti tu? Io sono il sagrestano e ricordati che quando non c'è Don Paolo comando io. Non comandi proprio niente. E se vuoi fare come Don Paolo, allora il palo lo porti tu da solo e così lavori più di tutti. Ha ragione Gianmaria. Comunque la mia coscienza mi dice di tentare. È solo un progetto, una speranza. Ma io voglio provare. Pensi un po', maresciallo. Se lei mi aiuta, anche i bambini dei Barras verranno a scuola. Lei lo sa che adesso ci vengono soltanto i bambini dei Corraine, vero? Ora si tratta di sapere se io devo rimanere nell'arma o se devo andare a cogliere fichi d'India. No, no, Don Paolo, non posso. Devo avvisare il comando, devo farla pedinare. Ma insomma, non solo lei ha conoscenza del rifugio di quell'assassino e... No, adesso non lo so, lo hanno cambiato. Beh, insomma, mi aiuta, maresciallo. Ma dico, si rende conto del pericolo a cui lei va incontro? Si rende conto dell'enormità di quanto mi chiede? E lei si rende conto che io credo nei miracoli? Io no. Davvero? Beh... non a questo genere di miracoli. Esistono semplicemente i miracoli, non esiste un genere di miracoli. E sono sicuro che lei ci crede. Grazie, maresciallo. Mi ricordi nelle sue preghiere. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Perché non ha informato il comando? Le notizie mi devono venire da lei e non dai suoi subordinati, ha capito? Signor Tenente, io avevo dato la mia parola. Lei la sua parola l'ha data al governo e non a un prete mezzo matto. Dov'è che si raduna questa processione? Ma credo che sia, veramente a me non me l'hanno detto, ma deve essere dove vanno tutti gli anni, il Sant'Antonio del Buon Consiglio. Bene, bisogna far presto. Lei per ora si considera gli arresti. E intanto mi chiami Nuoro al telefono e dica al brigadiere Sanna di venire qui. Non sono venuti. L'avevo tanto sperato che avevo quasi finito per crederci. Però Agnese, lei può essere contenta lo stesso. L'offerta del suo perdono è ancora più generosa. Il Signore disse, se avete qualcosa contro qualcuno perdonate affinché vi siano perdonati i vostri peccati, che se non perdonate non sarete perdonati. Grazie Costantino. Columba. Sei come lei, come era lei. Io, Costantino Corraine, ti domando perdono. Prima ancora che tu nascessi, la pace tra le nostre famiglie avrebbe dovuto essere consacrata dall'unione mia e della sorella di tuo padre. Era come te. In questo momento mi sembra di rivederla viva. Dolce creatura che pagò con la vita la fedeltà a un impegno che altri non vollero mantenere. Fuggì da casa sua per venire a vivere con me e aspettare un consenso alle nostre nozze che non giunse mai. Morì tra le mie braccia. E la riportai pura nella chiesa di Ar, dove pura doveva entrare per diventare mia moglie. Perché questa pace sia vera e duratura, deve essere consacrata da un patto di sangue. Voglio che tu ti unisca in matrimonio con lui. È l'ultimo della mia famiglia, come tu sei l'ultima erede dei Barras. Se Dio vorrà, Costantino, se Dio vorrà. sei il custode qua? Sì, signore. Non doveva esserci una processione oggi qui alla Madonna del Buon Consiglio? No, signore. Ogni anno qui c'è una processione, ma cade il 12 luglio per Sant'Orsola. Oggi però c'è festa al santuario di San Francesco. È lontano? Non molto lontano. Ma la strada non è buona. Non ci si può andare con la macchina. Ci si arriva solo a piedi o a cavallo. Salta anche tu. Dov'è Agnese Barras? Agnese! Agnese! Don Paolo. Ho sentito che la chiamavano. Sì, ma ho finto di non sentire. Volevo parlare con lei. Perché non mi ha detto quello che aveva stabilito con Corraine? Non abbiamo stabilito niente. Dica la verità. Lei vuole che io sposi Antonio. Forse lo aveva già in mente da quando mi disse... Si ricorda? Perché non si sposa, Agnese? Non ho mai voluto ipotecare il suo avvenire. Io vorrei soltanto la sua felicità. Già. Comunque, in fondo, è una soluzione anche questa. Ma lei sa benissimo che se io non sposassi Antonio, tutto questo sarebbe inutile. Spero di no, Agnese. Ma stia tranquilla. Io sposerò Antonio. Rifletta prima. Lei è libera, dunque... Perché non mi dice quello che pensa? Perché non mi rimprovera? Ma non ho nulla da rimproverarle. Grazie, Agnese. Verrò a farti la mia richiesta. Posso? Sì. Volete scrivere anche il vostro? Bene. Paolo, Paolo, ci sono delle donne che sono venute a iscrivere i bambini a scuola. Sono quelle dei Barras. Sei contento, Paolo? Falle entrare, mamma. Sì. Avanti. Entrate, entrate. Benvenute. Siamo ancora un po' accampati qui, ma ci arrangeremo. Almeno per il momento. Bravi, e ora segniamo i nomi. Possiamo farlo anche da soli, vero? Usciranno a mezzogiorno, rimandatemeli alle 4 per il catechismo e la ricreazione. Grazie, reverendo. Grazie per tutto quello che fate. Il merito è tutto vostro. Ma cercate di continuare così, dovete seguire il loro esempio. Paolo, c'è fuori Agnese Barras. Le ho chiesto che cosa voleva, dice che tornerà più tardi. Le ho detto dopo mezzogiorno, fatto bene? No, mamma, no. Ti prego, mamma, torna giù e dille di non venire oggi. Devi uscire? Ti prego, dille... Don Paolo prega di volerlo scusare, ma oggi è molto occupato. Sì. Un altro giorno. Vai, mamma. Agnese, Don Paolo è a Cagliari. Ha potuto approfittare di questi giorni che abbiamo un ospite di passaggio. Ho sentito dire che domani verranno a casa tua per la promessa di matrimonio. Mi fa tanto piacere per te, che Dio ti benedica. Don Paolo sarà contento. Scusi, volevo domandarle se il colloquio che lei ha chiesto ha carattere d'urgenza. Sì, mi dispiace, ma... Era solo per regolarmi. Sua Eccellenza ha molti appuntamenti questa mattina e volevo di mia iniziativa rimandare tutto quello che può essere rimandato. Prego. Avanti, avanti. Sono proprio contento che tu sia passato a salutarmi. Così sei venuto a Cagliari, eh? Sì, Eccellenza. Sono venuto per parlare con lei. Ho bisogno del suo consiglio e del suo aiuto. Che cosa succede? Siediti. Ti devo fare le mie scuse. Ti confesserò che io non ti avevo dato tutto il credito che meriti. Ho sentito molto parlare di te. Sei stato coraggioso e pieno di iniziative. Penso che potrai raccogliere buoni frutti. Bene, cosa posso fare per te? Vorrei essere trasferito, Eccellenza, il più presto possibile. Trasferito? Sì. Ho riflettuto molto prima di fare questo passo. So che fui io a chiedere di essere mandato ad Arsi contro il parere di tutti. Il mio passo di oggi è segno di una sconfitta. Ma io non chiedo questo trasferimento soltanto per me, mi creda, e anche per il bene di tutti. E in particolare di una certa persona. La tua richiesta non può essere accolta. Tu sai che non è facile sostituirti in questo momento, a meno che non ci siano dei motivi più che gravi. Sì, sono gravi, Eccellenza. Dovrebbero essere molto gravi davvero per spingerti a lasciare la tua parrocchia in questo momento. La pace che sei riuscito a ristabilire fra quella gente che si è odiata e fatta guerra per tanti di quegli anni, la vuoi compromettere? Ma c'è una condizione a quella pace. Il matrimonio tra una ragazza e il nipote di un fuorilegge. Se questo matrimonio non dovesse farsi, tutto ricomincerà come prima e forse anche peggio di prima. Io lo so. E so anche... che se io rimango in paese, la ragazza... La ragazza è d'accordo sul matrimonio? Sì. Ma temo che possa ritrattare la sua parola perché è innamorata di un altro. Di quello che ora è il suo parroco, vero? Se io andrò via le sarà più facile dimenticare. È la mia presenza, capisce? E da questa storia non dipende soltanto la felicità della ragazza, ma la pace di tutti. E anche la tua? Sì, anche la mia. Ritornare in quei luoghi è stato diverso da come immaginavo. Ho cercato di fare del mio meglio, ma è difficile. Vede, riaffiorano sentimenti, emozioni, cose che credevo dimenticate. Non bisogna dar troppo peso a certe cose. Nessuno di noi è immune da tentazioni. Ma molto più pericolosa della tentazione è la sopravvalutazione che noi molto spesso le diamo. Resta qualche giorno con noi, rifletti con calma e poi fammi sapere che cosa hai deciso. Non c'è nessuno. Che significa? Lo sapeva Agnese Barras che oggi veniva a fare la richiesta? Certo. Hanno voluto farci offesa. Antioco. Antioco. Come mai sei qui? Ho dovuto prendere tutti i soldi dalla cassetta dell'elemosine per pagare il viaggio. Ma non potevi scrivermi. Ma come facevo a scrivere tutto quello che sta succedendo? Non sono mai capitate tante cose. C'è stato l'incendio che dice che era una disgrazia, ma nessuno ci ha creduto. In paese sono venute tante guardie. Tornate, Don Paolo. Tornate, perché siete andato via? Va bene. Stai calmo. Torneremo subito a casa insieme. Ora stai tranquillo. Ma quando è successo questo? Da quando Agnese Barras ha fatto offesa, tutto è ricominciato come prima. Incendiano gli stazzi. Ammazzano il bestiame, buttano giù gli alberi, distruggono il raccolto. Basta, adesso basta. Abbiamo fatto più di quanto avevo stabilito. Chi è stato a decimare i greggi dei Casteldu? È imparentato con i Barras. E chi ha bruciato gli alberi di Elias? Siamo stati offesi. È la seconda volta che una Barras rifiuta di sposare uno di noi. Non fu Columba a rifiutare. Fu colpa di suo fratello Nicodemo. È la stessa cosa. Non è la stessa cosa, ti dico. Ad ogni modo adesso basta, i carabinieri ci stanno addosso e non dobbiamo restare intrappolati. Questa notte sloggeremo di qui. Ognuno di voi sa quello che deve fare. Quando è tornato? Poco fa. Sì, lo so cosa vuol dirmi. Per un momento avevo creduto di poter fare quello che mi aveva chiesto. E invece non è stato possibile. Non le avevo chiesto che di perdonare, nient'altro. No, lei voleva che io sposassi Antonio. E io dissi di sì per farla contento. Poi ho visto che non ce la facevo. Che non era giusto. E sono fuggita. Neanche il Dio nel quale tu credi vuole che una donna si sposi quando ha il cuore pieno d'un altro. Ma quest'amore è un peccato anche più grave. Ma non ho altro a cui aggrapparmi. Non te ne andare, ascoltami. Sono la pecora peggiore del tuo gregge, vero? Ma non aver paura. Domani me ne andrò. Per sempre. All'alba sarò alla stazione di Calamangianus e lì ti aspetterò. Non verrai, lo so. Ma io ti aspetterò e spererò perché ho bisogno di questa speranza. Tu invece sarai già in paese e ogni giorno per tutta la vita ripeterai delle parole che gli uomini ascoltano e subito dimenticano. L'unica persona che avresti potuto far felice e salvare sono io. Dimmi, Paolo, perché non abbandoni tutto? Perché non vieni via con me? Lasciami dire che cosa c'è di male. Io ti do l'occasione di essere un uomo buono e onesto, invece di essere un sacerdote mediocre. Abbi questo coraggio, altri l'hanno avuto prima di te. Ascolti, Agnese, mi ascolti bene. Il Signore ha voluto mettermi a questa prova, ma io spero che non farò mai quello che altri uomini hanno fatto prima di me, ha capito? Certo, ho commesso degli errori, certo anch'io sono debole o lei non avrebbe parlato così e offeso l'abito che porto. Io sono un prete e voglio aiutarla, debbo aiutarla. Dimentichi quello che ha detto come l'ho dimenticato io. No. Mi creda, basta che lei lo voglia ed io farò in modo di farle capire che... Non voglio sentire altro. Io ti aspetterò. So che tu verrai. Guardi che cosa hanno fatto. Sì, ho capito. È stato questa notte. Ah, eccolo. Finalmente. Guarda qui. Non rispettano più nemmeno la tua casa. Che è stato? Cosa vuoi che ti dica? Appena sono cominciate a succedere tutte quelle cose, le famiglie dei Barras non hanno mandato più i bambini alle lezioni. Stamattina sono venute delle altre donne insieme alla vedova Casu a dirmi che neanche loro vogliono far venire più i loro figli in parrocchia. E ieri sera, appena è cominciata a far notte, qualcuno è passato di corsa sotto le finestre e ha buttato dei sassi. Mi permette, reverendo? So di averle causato molti fastidi, maresciallo. Mi dispiace. Beh, i fastidi sono appena incominciati. Sono sotto inchiesta. Ma siccome conosco bene la zona, mi hanno mandato di servizio per la grande battuta di stanotte. Se come si spera mi porterò bene, ne terranno conto quando sarà il momento. Quello che è peggio è che io l'ho coinvolta nei pasticci inutilmente. Tutto quello che ho fatto è stato inutile. Ci creda che mi dispiace più per lei che per me? Io di illusioni non me ne facevo, ma per lei è diverso. Avete fatto tanto per accorgersi che si è parlato al vento. Credo che sia tutta colpa mia. Io mi scelsi la missione di parroco, sebbene i miei superiori pensassero che fossi più adatto alla vita di convento. Ma non volli ascoltarli. Ora capisco che avevano ragione. Non sono neppure capace di raddrizzare le gambe a una sedia o a dare una mano di calcio a un muro. Non ho fatto che guai agli altri e a me stesso. Reverendo, sa che io non ho conosciuto un parroco migliore di lei. Ne avrà conosciuti pochi. Addio. Peccato. Mi piaceva sentirla parlare di pace e di perdono ai lupi. Ci avevo preso gusto. E adesso? Beh, in fondo se non c'era quella ragazza era tutto sistemato. Addio, reverendo, e ci dica un'ave questa notte, ce ne sarà bisogno. Ecco il maresciallo con gli altri. Non hai ancora cenato, Paolo? No, non ho fame adesso. Mangerò qualcosa poi. Ora va a dormire, mamma, è molto tardi. Ti prego, va. A domani, Paolo. Ciao, mamma. Dammi la pistola lanciarazzi. Aspettate qui. Brigadiere, Fermo! Sono proprio contento di vederti, Corraine. Dì a quel fanatico di levarsi di torno. Ho fatto il mio dovere e sono contento. E ora che ti ho visto posso dirti che forse la galera potrà farti scontare i tuoi delitti. Ma c'è una cosa che nessuna galera potrà mai cancellare e che io non saprei perdonarti. Ed è quella di avere tradito l'unica persona al mondo che ti aveva dato una prova di fiducia. Un sacerdote la cui fede ora forse ha... Eccoli, che facciamo? Accendene uno dall'altra parte, ci ritiriamo tutti verso il paese. Cosa fa, reverendo? Dove vuole andare? Andate fuori voi. Eccomi qua, reverendo. Anche se in ritardo, vengo a mantenere la mia parola. In una volta sola pagherò il debito che ho con te e con la giustizia degli uomini. Sei contento? Adesso puoi fare quello che vuoi. Tu pensi che sia stata colpa mia, tutto quello che è avvenuto in questi giorni, vero? Me l'ha detto questa notte il maresciallo prima di morire. Ti era amico il maresciallo. Adesso è morto. Ma ho capito che tu hai ragione, che la giustizia mia forse è peggiore di quella degli altri. Ma come piangi, reverendo? Ti fa dunque tanto male sentirmi parlare così? Che io ho pensato molto a quello che mi dicesti quel giorno e sono venuto a regalarti la mia libertà. Non è a me che tu la regali, ma a te stesso. Ascoltami bene. Tutti gli uomini che hanno passato questi anni con me sulla montagna verranno a consegnarsi. Aiutali. Hanno solo il torto di essermi stati amici. Loro non c'entrano, capisci? È roba che riguarda me o gente che è morta prima di me. Non li abbandonare. Ti prometto che lo farò. Grazie. Aprite! Costantino è disarmato e anche i suoi uomini sono pronti a consegnarsi. Addio Costantino, che Dio ti protegga. È molto tardi, Antioco. Va a suonare per la messa. Up